È una delle scatole vuote di Cremona, la ex sede dell'AEM, abbandonata da tempo perché la nuova sede dell'ente, del valore di 1 milione di euro, è ora in un'altra zona della città, in via Persico. Di fronte a questo edificio c'era un altro stabile un tempo vitale, l'ex Inam, che rendeva questa zona della città un punto nevralgico. In effetti quella, la zona era deputata ai servizi al cittadino, ovviamente adesso in quella zona lì vedi di fronte c'è un'altra scatola vuota che attualmente è usata solo dal CPS, quindi abbiamo dei grossi immobili in una situazione centrale dove potrebbe essere fruibile, e tant'è che non è così di fatto, per cui ripeto, ritornando su quel discorso lì, sì, abbiamo una scatola vuota, qualcosa che ricorda diciamo i momenti migliori di AEM, non che adesso non vada bene ovviamente, però naturalmente manca un qualcosa in quella zona ancora, insomma. Ora la vecchia sede è in vendita. Siamo fermi alle alienazioni, non sappiamo il comune che intenzioni ha, i cittadini, io penso e credo, tutti siamo un po' curiosi di capire e sapere quale potrà essere il destino, la fine ultima di quegli immobili lì che adesso più si lasciano abbandonati e più sicuramente, penso, credo, perdono di valore. Chi si accollerà il suo acquisto e dovrà fare i lavori in questo edificio che risalirebbe agli anni 60 dovrà farsi carico di spese ingenti. È auspicabile capire cosa si può fare e in quali tempi. Noi, come sempre, rimaniamo alla finestra, noi cittadini, tutti, Cremona vuole sapere quale potrà essere, quale sarà il destino di quella struttura. Sappiamo benissimo che è in capo al Comune di Cremona, quindi AEM è, diciamo, il braccio operativo del comune, e quindi stiamo aspettando che ci dicano qualcosa, che facciano sapere ai cittadini che tipo di soluzione ci potrà essere in un immediato, spera, in un immediato futuro.